Io non sono più responsabile legale da martedì scorso. Ma lei ufficialmente è ancora presidente o no? No. Che noi risulta che Bizzetti non abbia firmato nulla. Esatto. Ce l'ho in tasca, ce l'ho in mano. Lo può far vedere? Non ce l'ho qui, ve lo posso far vedere, sì, certo che sì. Ritengo che però, proprio nello spirito con cui ho lavorato in ASI in questi anni, la responsabilità delle scelte in un settore come questo, scelte politiche, sia debba essere sottoposta alla valutazione dei cittadini. E io mi auguro che gli esiti di questa situazione non siano dannosi per il Paese. Io veramente spero e prego che non sia un esito che non riporti l'Asia a quella che ho trovato 4 anni fa, perché diciamo non possiamo come paese moderno correre in Formula 1 e poi dopo 3 giri ci ho ripensato e poi riparto, perché nel frattempo tutti quanti gli altri hanno fatto 4 giri di pista e quindi il discorso non funziona. Io spero tanto che questa cosa si possa rapidamente risolvere. Io ho fatto 1000 delibere in questi 3 anni e mezzo, il 45% in più che la gestione precedente. Non ho avuto nessuna osservazione del revisore dei conti, niente di significativo. Quando arrivai in ASI nel 2014 c'erano centinaia di pagine di osservazioni, critiche, allarmi, segnalazioni fatte dalla Corte dei Conti. Quindi abbiamo avuto una gestione che non ho alcuna esitazione a dire esemplare. Abbiamo tutti i verbali registrati e trascritti linea per linea. E proprio nell'occasione sia della mia insediamento sia nel successivo nomina del direttore generale non ho proceduto fino a che tutti quanti abbiamo concordato sulla legittimità dell'atto. Quindi la perplessità non è un termine legale, è la legittimità o illegittimità che è un termine legale. Se poi qualcuno per diciamo qualche motivo particolare vuole aggiungere che ha una qualche perplessità, ma legalmente parlando nel verbale c'è chiaramente scritto che l'atto, il mio insediamento era legittimo e la nomina che è stata votata dal Consiglio di amministrazione era anch'esso legittimo. È a verbale e quindi la carta canta e non solo una riga in cui c'è scritto qualche perplessità. Però per chi allora, è stato mandato via? Ritieni... Da chi e per cosa? Questo chiedetelo a voi, chiedetelo a coloro che hanno preso la decisione. Io non lo so. Ritiene che fosse scomodo a questo governo? Io ho in tutte le occasioni in cui questo governo, sia a livello del ministro Bussetti, con cui forse vi ricorderete, abbiamo lanciato l'iniziativa per le scuole, il monitoraggio delle scuole, anche ringraziato pubblicamente, sia a livello dei rapporti con Palazzo Chigi, con questo nuovo insediamento della legge spazio, io posso dimostrare che tutte le volte che c'è stata un'indicazione di carattere politico, da quello che si intende di direzione politica, l'Agenzia Spaziale da me diretta e il sottoscritto ha sempre risposto in modo costruttivo ed efficace. Quindi diciamo credo che non abbiamo niente da nascondere, niente da rimproverarci, dopodiché le decisioni che sono state prese, tra l'altro in modo improvviso e inaspettato, la responsabilità sta a chi le ha prese. Posso chiedere adesso che cosa farà? Io faccio un bellissimo mestiere, sono un professore universitario, insegno agli studenti, faccio ricerca, per 4 anni e mezzo ho smesso di fare questo mestiere, torno con molta gioia a farlo, magari domani vedremo altre cose.